Bella a tutti ragazzi, oggi siamo di nuovo su Imperium, siamo su avventure personalizzate. Allora, ringrazio di avermi fatto accedere a questo forum e avermi fatto conoscere tutte queste svariate cose. Ringrazio Razor per avermi fatto utilizzare la sua mappa di sua creazione e boh, direi che possiamo partire. Possiamo partire. Andiamo. Vediamo un po'. Allora, parliamo con suo tizio. Che si chiama Supreme. Benvenuto soldato, posso chiedere chi sei? Puntini, 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 puntini. Vorrei iniziare il viaggio verso la gloria. Da solo? Senza un esercito al tuo seguito, sei imprudente. In ogni caso non aspettami. Convincerti ad andartene. Se sei consapevole di cosa stai facendo, ti lascio proseguire. Lascia che ti dia una manciata di informazioni. Seguendo la strada, verso la tua sinistra troverai un ingresso, il quale ti condurrà al percorso verso la gloria. Durante il percorso attraverserai 8 gironi. Ogni girone è sorvegliato da un principe. Ogni principe è un condottiero glorioso. Infine incontrerai il re. Sappi che è il più forte in assoluto. Un sovrano sull'imperio Imperium. Sull'imperio di Imperium. Che io quello parola. Sì, vabbè. Una volta che un re viene sconfitto, non può più riprovare a tornare re. Potrai entrare nel primo ingresso solo se possiedi l'autorizzazione del re o di un principe. Ce l'hai, vero? Puntini, 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 puntini. Ma che stupido sono stato, ho dato per scontato che ce l'avessi. Ti ho svelato inutilmente troppe informazioni. Immaginavo mi chiedessi cosa ci fosse nella via sorvegliata da quelle guardie. Non lo so nemmeno io. So solo che in fondo vive una persona molto importante, ma non credo ti faranno passare. Spero di esserti stato utile. Avvertenze. Ah sì, Argento non deve morire. Consigliato l'uso di un'unità inferiore uguale al 200%. L'uso delle catapulte è vietato. Si consiglia di salvare la partita abbastanza spesso. Io volevo delle catapulte. Ma se non abbiamo mai usate le catapulte? Non so, provo. Ispirato. Allora, mettiamo la velocità nostra. La metà. 200, noi giochiamo sempre 200. Guarda. Vai con l'argento. Dove credi di andare? Smam. Mi ha cacciato. Come? Abbazzalo, scusa, tieni un ceffone. Non puoi ammazzarlo. Non sono così ostile. Sai che loro hanno... Ancora un turno d'attacco. Non sono loro che hanno colpo mortale, sì. Mi usano un colpo mortale che non possono usarlo sull'eroe. Attenzione. Sta arrivando. Chi sei? Cosa ci fai qui? Questo qua si chiama Aquilae. Puntini, 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 puntini. Lascia stare, sta zitto, non mi interessa. Sono stato sconfitto, io ero il re. Ho incazzato. Io a capo della mia legione sono stato sconfitto da Atene e i suoi compagni. Come potrò accertare una umiliazione simile? Io re di Imperium e maestro di diritto. Avevo sconfitto Pascu e mi ero preso il potere. Dannazione. Puntini, puntini, puntini. Non posso fermarmi a parlare con te. Devo andare a riunire la mia legione e preparare la vendetta. Oh sì, io mi vendicherò. Minchia, è incazzato questo, incazzato, sì. Boh, quindi niente. Ma dove sono i legionari? Che dice avanti i legionari, scusa? Boh, magari mi vede la recinazione. Ma tipo la mappa come funziona qua? Ok. Dobbiamo scoprirla. Ok. Oh, dai, che troveremo qualcosa in questa landa deserta. Pare un cinghiale, basta. Sta succedendo qualcosa. Vabbè. Oh, meglio che ti arrendi, va. Spostati, fai largo. Minchia la potenza dell'Egitto, Orco 2, solo perché comandi 50 unità di... Com'è che già si chiamano? Lanciatori Dash. Aspetta, ti prego, chi siete? Questo qua si chiama Lungodora Simone. Lungodora Simone. Interessante. Come ti siamo? Non hai mai sentito parlare della giornata dei servizi di Atene? Stiamo facendo il ritorno in patria dopo aver sconfitto Aquilae. Adesso Atene è il re, è nominato tra di noi principi. Comunque non fatti passare per la sesta di affrontare il percorso da solo. Le nostre truppe sono invincibili, quindi tornatene a casa. Simone, la tua arroganza mi dà allo stomaco. Non dimenticare i principi con quali siamo cresciuti, con i quali siamo arrivati a sconfiggere Aquilae. Mirko, hai ragione. Simo. E poi non è neanche corretto trattare in questo modo un soldato di cui ignori la provenienza e la sua forza. Sì, avete ragione. Pensandoci, chi mai avrà il coraggio di affrontare il percorso sapendo che il re è Atene, conoscendo Atene, si annoierà come mai nella sua vita senza fare duelli? In effetti, aiutiamolo. Ha bisogno di una legione così da poter andare a tenere in allenamento i nostri compagni. Come possiamo fare? Potrei avere io l'idea giusta. Ti consegno un oggetto, la pietra che mi identifica come membro Stone Age. Gli Stone Age un tempo dominavano GBR. Io e Pascu ne facevamo parte prima dell'arrivo di Aquilea. Vai a cercare Pascu. So che è andato in esilio da queste parti. Lui ti potrà aiutare, spero.
Grazie, mi hanno detonato una pietra. Compagni, è raro trovare qualcuno di così coraggioso da tentare di compiere il percorso senza legione. Sarà anche un pazzo, ma merita il mio appoggio. Quindi cosa hai deciso di fare? Resti qui? Sì, in ogni caso vi raggiungerò presto. Voglio solo andare, voglio solo dare una mano al soldato pre. Minchia, grazie! Ciao, egizi! Ciao. Arriva Imhotep. Imhotep. Vai da Pascu. Se lo conosce come credo, ti aiuterà. In genere lo sente quando ha di fronte qualcuno che ha molto talento e coraggio. Io non ho le sue capacità, ma secondo me sei in gamba. Ti attendo all'ingresso del percorso. Intanto avviso Atene, così che le guardie ti lasceranno entrare. A presto. Minchia, mi hanno dato una pietra! Ma questa è la pietra filosofale. Porco questa due! È proprio pessima. Dai, la pietra filosofale questa. Posso ammazzare Voldemort. Ah, ci sta. Secondo me non ancora raggiunti gli egizi, siamo passati di qua, andavamo pienissimo. Tu dovresti già venire giù. Hanno usato l'invisibilità. Hanno messo il turbo. Hanno messo il turbo nel culo. Avevo una macchina turistica, secondo me. Ah, adesso posso andare di qua. Me lo sento. Dove stai andando? Puntini, 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 puntini. Come fai ad avere quella pietra? L'ho rubata. Se Vander te l'ha donata, io non posso frappormi alla sua volontà. Se ti ritiene meritevole di incontrare il sommo Pascu, procedi lungo questa via. Ma guarda che livello sono quei due tizi. Livello 18, si chiama, questo come si chiama? Snandek 300. Ma Lungodora non è quello di prima, non è tipo una località in provincia di qualcosa. Come? Sai quello di Lungodora? È una località in provincia di qualcosa. Mi sai di località? In provincia di qualcosa mi è piaciuto. Ah, vado in vacanza a Lungodora, ci sai. Dopo cerchiamo solo. Conosco ogni palmo di queste terre. È Pascu, eccolo qua. Da quanto tempo che nessuno viene a far visita ai miei cavalli? Avevamo bisogno proprio di una meritata martellata ai ferri degli zoccoli. Si stanno allentando i chiodi. Puntini, 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 puntini. Non sei qui per i miei cavalli? Ah, quella pietra, a chi l'hai rubata? Minchia, ci ha sgamato questo. Boh, basta, meglio scappare. Te l'ha consegnata Evander? Davvero? Questo significa che, che ha visto in te molta bontà d'animo, perché ti ha mandato al mio cospetto. Mi stai dicendo che Aquilea non è il re? Non posso crederci. E vuoi subito sfidare i nuovi principi? Hai bisogno di un esercito. Dirò alla mia sacra legione di mettersi al suo comando. Essi sono un po' anziani, ma sono molto esperti. Sono grazie, anziani. Pascu. Vedo che sei un... Cos'è ci dai? I vecchietti. Porco due. Comanderò ad essi di seguire i tuoi costumi. Vediamo cosa mi dà. I pretoriani, la faccia anziana. 45 pretoriani e 5 sacerdoti. Beh, ci sta. Ci sta. Prendi il ceppo, così prendi un po' d'acqua. A sete, magari. A sete? Boh, bevi. Il cavallo ha bevuto. Su, su, andiamo avanti. Solo con questi qua come cacchio fai solo con questi? Un po' difficile. Ma noi conquisteremo il mondo. Beh, i pretoriani hanno... sono pretoriani. Ma i pretoriani sono forti. Però, sono sincero, preferisco i tribuni. I tribuni, no. I tribuni! Su, andiamo avanti. I tribuni hanno quanto d'attacco? 50 d'attacco, 50 mi pare, d'attacco. E poi hanno una abilità forte. Il pretoriano quanto ha? 40, mi pare. No, 41 perché l'eroe, 40 quindi hanno. Però hanno danno riflesso e hanno rianimazione. Ma io non li volevo i sacerdoti comunque. No, vabbè, meno curano, non ci stanno. Ma io non li uso mai i sacerdoti, quello è il bello. Vabbè, ma... Va bene così. Che si sente proprio il cavallo, eh. Attenzione, attenzione. Dai, su. Non può fare nulla. Lottare fino alla morte. Tanto lo so che vi farò morire tutti. No, poverini, eh. Sì, no, dai. Dai, su. Mizzica, questa strada. La strada è pericolosa. Stanno avendo i crampi adesso. Su! Muoviti! Non siamo sicuri? Ok. Minchia, le fande ci sono. Possiamo entrare così? Oh, meno male, meno male. Pensavo che mi attaccassero. Interessante. Chi è questo? Questo mi sembra che è Pascu, vero? È Pascu. È Pasquale questo. Ah no, questo è Vander. Salve Vander, rieccoti, ti attendevo. Evander Emanuele. Emanuele.
Come mi aspettavo, Pascu ti ha affidato la sua legione. Sai, un tempo ne facevo parte e li conosco bene. Non vedo l'ora di tornare a combattere, far vedere quanto valgono. Ti accompagnano ad Avatar. Ad Avatar? Ad Avatar. La città sacra. Ah, Avatar, non la conosci? Se non conoscessi... Se non la conosci... Si trova proprio presso le porte del percorso. Molti guerrieri leggendari vivono lì. Altri si allenano nelle periferie della città. Andiamo. Porco due, hanno messo il turbo, Guarda i sacerdoti, non si vedono... Esatto. Ecco. Questo sembra che saltella, Sì, esatto. Ecco perché diceva vecchietti, perché i vecchietti. Ecco. Siamo da Adavander? Non proprio, siamo nella periferia di Avatar. Minchia, siamo nel mondo di Avatar. I guerrieri che vedrai a destra si stanno addestrando per diventare grandi condottieri. Proseguiamo. Allora, vediamo una valchiria contro un guerrigliero. Poi cosa vediamo? Un Iglander contro un nobile. Che figo. Un tribuno contro un eroe. Minchia, quanti guerrieri di Fande. Madonna. Eccoci arrivati. Adesso trovi l'ingresso per iniziare il viaggio. Buona fortuna, ne avrai bisogno. Io ti aspetterò vicino al tempio. Arrivederci, Vander. Grazie di tutto. Quante cosette. Minchia, c'è l'arco romano. Però qua non è niente di mio. Ah, lo immaginavo. Quindi? Non c'è niente di mio. Quindi... c'è un carro da guerra. C'è un carro da guerra lì. Però non puoi comandarlo. No. Benvenuto, nobile romano. Questo è il punto dove riorganizzare le tue... dove puoi riorganizzare le tue truppe e usare edifici che ti sono concessi. Al primo girone sfiderai Vince. Minchia, Vince. Audace condottiero di truppe della tua stessa provenienza. Per poterlo sfidare meglio verranno consegnati alcuni oggetti magici a ogni soldato della tua legione. Buona fortuna. Come ogni soldato? Minchia. Ah, che figo. Ok. Però non puoi fare truppe qua. Puoi fare solo sacerdoti. Allora, mi sembra che... Io sono... Aspetta. Io sono Maicoligno. Un tempo ero un principe della legione di Aquilea. Egli mi ha incaricato di aiutarti. E conoscendo bene il percorso sono riuscito a nascondermi qui. Posso darti un consiglio per sconfiggere Vince? Ascoltami bene. Devi utilizzare il nubi per sconfiggerlo. Le nubi. Quindi devo sconfiggere... Quindi devo fare le nubi. Le nubi tossiche le facciamo con costui e quindi... E quindi devi sbloccare. Ah, c'ho 3000 d'oro per fare. Questo... E 2000. Pensa se sbagliassi a schiacciare. Sei fottuto. Esatto. Nubi. Allora facciamo così. Questo lo sapevi? Così qua... metto i sacerdoti qua. Così poi dopo mi fanno la nube. Li seleziono e mi faccio la nube. Grande. Ottima mossa. Complimenti. 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 Ah, giusto. Salviamo il gioco. Perché se siamo fottuti, vero? Esatto. Ma dove sono i legionari? Ecco, eccolo. Benvenuto, Argento. Sei pronto a sfidarmi? Non mi temi? Io non temo la morte. Esatto. Fatti sotto. Da solo. Ah, scappati. Sì. Guarda che bastardi. Vabbè, aspetta. Non andare. Devi aspettare. Ma quanti ne hanno? Fai i nubi. Sì. Vai! Sconfiggeteli! No, prima dobbiamo andare dagli arcieri. No, senza... Mi sa che ci distruggono qua. Dici? Ma guarda quanti sono! Ma però i legionari li ho fatti tutti fuori. Hai 7 unità. 6 unità. Boh, abbiamo già perso. 4 unità. È morto l'eroe. No. E mi è già fallito. Aspetta. C'è sempre il caricamento rapido. Giusto. Cosa? Allora, in pratica ho già fatto tutto. Devo in pratica buttarli giù. Aspetta. Ok, questo allora, va bene. Sì. Però le nubi, aspetta a passare, ti fregono danno. Aspetta, ecco, subito, tac. E come aspetto a passare? No, perché un po' finiscono. No, non finiscono. Sono infinite. Sei sicuro? E guarda che non finiscono. Vabbè, magari ci vuole un po'. Dici che ne sono infinite? No. Ah, aspetta. Mi pare che devo fare le nubi sui legionari, forse, per aprire un varco e poi andare a uccidere gli arcieri. Secondo me è così. Dici? Prova. Lottare fino alla morte. Avanti, territoriali! Sì, fai la nube in mezzo.
Questo deve farlo sui Dark Cherry, sai. Ma perché la nostra è già finita? Dai, non è possibile, cos'è? Oh? Ma sono troppi. Poi guarda che livello. Forse è contro gli arcieri, dici. Che livello sono? Scusa. Aspetta. Allora. Sono livello 15 e livello 14. Riproviamo. Vai subito sugli arcieri. Eh no, non posso, ci sono i legionari davanti. E quello è brutto. Ah, sono pure le sentinelle che rompono le palle. Fai la nube. Sì, già fatto. Lì va bene. Oh, guarda quanti ne ho ammazzati. Visto? Vedi, con la nube dovevi farli. Sì, con la nube dovevo farli. Sugli arcieri. Ah, questo poi lo facciamo dopo. Andiamo qua. Vai, ammazzateli tutti. È ancora sacerdote, fai la nube. Giusto, c'hai ragione. Ma le nubi tossiche sono così forti. Faccio questo e questo. Dai, ammazzateli tutti. Fatevi vedere chi siete. Boh, era ora, normale. Bam. Sì, ma le sentinelle come le ammazzi? Non c'è bisogno. Vince, arrenditi. Dannazione, ho perso. Ma non userai il mio elmo come trofeo di guerra. Addio. No. In seguito. No. Bastardo di me. E io ti conquisto il foro. Io ti conquisto il foro. Giusto. Oh, ok. Minchia, abbiamo fatto una strage. Boh, perfetto. Sì, allora direi di salvare. Abbiamo poca roba. Quindi. Boh, allora. La prima parte finisce qua. Contro. Abbiamo usato le nubi tossiche. Nubi tossiche, devastando gli arcieri. Devastando gli arcieri e devastando i legionari con. Come cazzo si chiama? I pretoriani. I pretoriani. Boh, ci vediamo alla prossima parte di questa avventura.